Buongiorno dalle prime pagine dei giornali, buongiorno dalla rassegna stampa, come vogliamo dire, light, proprio light, perché non vi faccio vedere le pagine, le potete vedere volendo sulla mia pagina Facebook. Andiamo a vedere un po' quello che dicono i giornali. Stamattina partiamo con il Corriere dello Sport Stadio. Il titolo centrale 5 stelle, dunque Juve Napoli extra large. E può uscire l'anti-Inter. Thiago ha una difesa super, 0 gol subiti in 4 gare. Loro costruiti per lo scudetto. Azzurri già 9 reti, si gioca alle 18. Trasferta annegata ai napoletani. Schillaci, emozione per l'ultimo saluto. Dunque, poi c'è Fonseca, trema, valigie già pronte nel derby, dunque si gioca tutto. Juric e la Roma due anime, dunque questa è la nuova Roma, dunque poi Osimhen a casa di Mourinho accende Istanbul, fenomeno la luna rossa, tutti pazzi per la vela, ascolti boom in TV, le regate appassionano gli italiani dal 26 settembre a finale di Walton Cup. Mi devo scusare perché era andata in finale, invece io ho detto che aveva vinto, mi devo scusare, avevo fatto una piccola gaffe. Andiamo avanti con le pagine, dunque, andiamo al Tutto Sport. Primo, il Torino ha battuto il Verona 3-2 da brividi e goduria, dunque. E poi c'è alle ore 18 Juve-Napoli, la partita nella storia dei numero 10. Yıldız esame la da 10. La sfida a Conte, il duello Vlahovic-Lukaku. Infiammano lo stadio. Motta, loro da scudetto, ma io mi... Mai contro Antonio, eredità Agnelli, sequestrati 74 milioni agli Elkan e a Ferrero. Poi ultimo saluto e omaggio a Palermo e dell'Italia intera, a Schillaci, grazie Totò. Euro Empoli, vittoria 2-0 contro il Cagliari, a Cagliari. Dunque, caso Bergamini, chiesti 23 anni per l'ex fidanzato. Questo non c'entra niente con il calcio, però. E cronaca, diciamo, nera. Andiamo alla Gazzettona dello Sport. Dunque, Toro gol e testa, dunque vittoria 3-2 a Verona con l'Hellas, dunque è ancora questo, dunque Juve Napoli da primato e chi si rivede? Il Conte torna, dunque Motta al primo test scudetto contro un simbolo bianconero. Yıldız e Quara una sfida geniale, dunque questo è. Poi scacco al derby, poi Italia vede rosso con Leclerc e Bannaia, dunque Bergamini chiesti 23 anni per la fidanzia è colpevole, non ho capito andiamo a vedere più a fondo questa situazione, il PM lo hai fatto uccidere. Ma non ho capito di quale delitto si tratta, però. Andiamo avanti. Secondo Football Headlines, la maglia Home Juventus 2025 dovrebbe avere una versione stilizzata a stelle delle strisce verticali bianconere. Ma non è che mi piace tanto così, eh? Sembra un serpente. La potete guardare sulla pagina Facebook mia, se siete curiosi a vederla. Juve, la vittoria sul PSV vale il sorpasso al Milan nel ranking UEFA. Dunque, questo è. Dove cazzo è andato a finire? L'ho saltata. Sì, i bianconeri ora mettono nel mirino la 20ª posizione occupata dall'Atalanta che oggi scende in campo contro l'altro. Vabbè, questa è un po' una pagina vecchia, diciamo. Una pagina vecchia. Intanto andiamo a vedere se ci sono qualche novità di giornata. Allora, e alla fine Mirko Calemme dice: alla fine si è deciso così, penalizzando centinaia e centinaia di persone senza alcun colpo, che aveva 24 ore della partita scoprono di aver buttato soldi per treni, aerei e alberghi. Se questo è il trend, dunque, visto quello che sta succedendo, accadendo a Genova, il derby di Coppa sarà a porte chiuse. Eh sì, perché è vietata la trasferta del Napoli, ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Vediamo se c'è qualche novità di giornata. Stiamo un po' scrollando le pagine.
momento anche Szczęsny sarà allo stadium per l'ultimo saluto dai tifosi, insieme a lui ci sarà anche Stefano Taccone, come si preannuncia. Vabbè, queste sono le prime pagine di oggi, ci si vede domani con qualche novità. Intanto c'è una notizia che l'Arsenal è su Vlahovic, i Gunners pronti all'assalto per il bomber bianconero. La Juve fissa il prezzo, meno di 60 milioni, non verrà ceduto. Ok, queste sono le prime pagine di oggi dei giornali, in tutto sport completamente. Stasera Juve-Napoli alle ore 18, sempre forza Juve fino alla fine, mai, mai mollare un centesimo. E vediamo se la Juve questa sera ci regala una bella vittoria contro i partenopei, sarebbe importante. Ragazzi, buon weekend a tutti e la vostra e iscrizione al canale. Ciao!